E là, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Cassette Beasts. Nello scorso video ho continuato l'avventura insieme a Eugene, abbiamo buttato giù una delle basi di succhia terra e oggi continuerò l'avventura ma non con Eugene, bensì con Kaylee. Questo perché voglio continuare a cercare gli arcangeli e quindi scoprire altre parti delle canzoni. Però per trovare gli arcangeli non serve semplicemente attivare Terre della Confusione, bensì cercare le dicerie che dicono la terra trema oppure si sente un lamento inquietante venire da questa caverna, altre le trovi per causa di forze maggiori mentre stai in giro, però la terra trema è una delle missioni che ci permettono di trovare gli arcangeli. C'è una diceria, pare che ogni tanto il terreno sotto il parco di una nuova birra tremi, come se stesse passando un grosso veicolo sottoterra. Cosa pensi che ci sia laggiù? Andiamo a vedere! Che poi, se proprio non dovessi farcela col livello, basta che mi alleno un po' con i mostriciattoli qui intorno e si fa tutto. Bene, 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 qui c'è anche un'altra missioncina con un altro evento ambientale, con un'altra missione ambientale. Bisogna premere questi quattro pulsanti, bisogna metterci qualcosa sotto e si aprirà questa grata qui. E sono tutti quanti qui i massi, sono piuttosto vicini, quindi non c'è neanche bisogno di andare a cercarli troppo lontano. Attenzione perché qui abbiamo un cultista. I cultisti li vedremo poco più avanti nel gioco. Non penso che mi ci vorrà troppo per arrivare dai cultisti, ma per il momento, come ho detto, oggi ci facciamo con calma uno degli arcangeli. La prossima volta magari ci facciamo un altro punto dei succhiaterra. Vediamo, insomma, non è che bisogna correre. Vabbè, anche questo cultista, facile facile, insomma, non è che servisse poi tanto impegno. Sirenata ancora 3 stelline, ci vorrà un po' prima di poterla rimasterizzare, ma non è importanza. Kaylee però sembra preoccupata, sembra una strana persona. Ne parliamo un'altra volta. Ah, ma è proprio quello che vi ho detto io, che strano. Oh, oh, ce l'ho, vieni qui. Bene. Se non sbaglio potevo anche mettermici io e poi potevo anche lasciare andare. Sì, infatti, bastava semplicemente premerli una volta sola. Oh, siamo dentro alle caverne del parco di Nuova Virral. Penso che gli abitanti della città la usassero come miniera in passato. Spunto interessante. La cosa buona, inoltre, è che non dobbiamo preoccuparci di cambiare personaggio con cui andiamo in giro, perché bene o male salgono tutti quanti allo stesso livello. Quindi possiamo andare con chi ci pare e piace. Certo, non proprio lo stesso livello, ma quasi. Ecco qua, abbiamo risolto anche questo piccolo puzzle. Ce la facciamo, oh yeah. Questo qui almeno possiamo prendere l'oggetto che sta poco più sopra. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Nastro di corteccia, che serve per i mostri di tipo pianta, e partenza programmata. A inizio battaglia ho una piccola chance di usare la mossa sotto a quella applicata all'adesivo. Praticamente se io sotto l'adesivo ho la mossa pinco pallino, è probabile che la usi senza consumare PA, il che è ottimo. Allora, vediamo un po', posso andare di qua però e mi dovrebbe attivare la piattaforma nascosta, che qui non si vede, eccola lì. Vabbè, piattaforma sì, passaggio, insomma, ponte, quello che è. Ottimo, molto buono. Quindi può essere anche che non mi serve alla fin fine rompere il masso lì sotto. Sì, l'hanno pensata in maniera tale da non farti prendere male se non hai scatto bruciante, se non l'hai ancora completata. Che poi scatto bruciante basterebbe catturare un mostro in particolare e ci arriviamo. C'è qualcuno lì da aiutare. Forse questa, ora che ci penso, era una delle missioni secondarie che non ho attivato. Ehi, tu laggiù, i mostri mi hanno messo all'angolo, mi daresti una mano? Certo, guarda, se ci riesco molto volentieri, però devo un attimino ricaricarmi. Ok, ci sono. Si sono fusi. Non mi piace. Aiuto! Tranquillo, mo ci vengo mi. A che livello sono? Ah, sono fusioni fuori controllo, certo. Sono una fusione fuori controllo questa e non dovrebbe essere troppo difficile.
I personaggi con intercettazione intercettano tutti gli attacchi diretti ai loro alleati. Le fusioni fuori controllo si possono trovare per tutta nuova Viral. E non sono troppo forti a livello attuale. Certo, se vai in zone con un livello di mostri più alto, ovviamente il loro livello anche sarà più alto e saranno più difficili da sconfiggere. Non è necessario fondersi per combatterle, ma è consigliato. Perché poi, una volta che li sconfiggi, si defondono i due mostri. Quindi è consigliabile sconfiggere tutte e due insieme. Però, vediamo un po', Boato Sonico, vorrei provare a prendere Puccilatore. Non dovrei fargli troppo male a Puccilatore. Oddio, forse livello 3 con Boato Sonico. Sì, infatti. Però vabbè, una volta che il Lupo Menaro poi si divide, si stanna per un attimo il mostro, i mostri si per un turno stanno fermi. Quindi non dovrebbe essere troppo difficile. Ahia, Karate Metallico, ok, mi è mancato perché la precisione è più bassa, per fortuna. Eccoli qua, ora si dividono. E sono due Lupo Menaro, che è la versione, il nastro rimasterizzato di Puccilatore. La somma delle sue parti, bene. Siamo nastro base, sperando che ci vada buona. Muro d'aria, su Link ovviamente perché va in forma umana. No, chance molto bassa. Beh, è una forma evoluta, Lupo Menaro. Non mi aspettavo certo. No, perché mi ha attaccato prima di che attaccasse. No, vabbè. Prima che attaccasse Kaylee. Accidenti. Non va affatto bene così però, eh. Ci riprovo però su quell'altro. Cambiano salute. E dovrebbe andare KO. Quindi zero di salute in teoria. Va bene, fa fila, ottimo. Ok. Ok, possibilità più alta. Preso! Wow, che fortuna. Che fortuna. Quando è sotto il 50% è molto difficile che vengano catturati. I Lupo Menaro sono lo stadio finale del ciclo di vita del Puccilatore, dopo che questi si è liberato della sua corazza arrugginita. I loro corpi sono ora rivestiti di un metallo leggero e flessibile, grazie al quale possono resistere agli attacchi e sferrare rapidi colpi con i pugni chiodati. Non male nell'attacco a mischia e anche nella difesa a mischia, buoni PS e molto veloci. Non male anche la difesa a distanza. Bene, 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 mi piace. Grazie. Sono venuto qui in cerca di qualche idea per gli adesivi, ma non mi aspettavo tutto questo. Senti, hai notato che la mossa magnete del Lupo Menaro si attiva automaticamente all'inizio della battaglia? Credo di aver trovato l'ispirazione dopo tutto. Vieni a trovarmi al mercato in città, ti farò trovare qualche adesivo speciale. Era la missione un po' di ispirazione. Buono. Ora andiamo a cercare però l'arcangelo. Devo dirti alcune cose. E probabilmente quando avrò finito penserei male di me. Mi dispiace. Vedi, quando sono arrivata a Nuova Viral per la prima volta, non vivevo ad Arbor Town. C'è un altro insediamento in cima a Colle Autunno, sulla costa est, Borgo Cordoglio. È una comunità di gente che vive dei prodotti della terra, condivide i propri beni, tutte queste cose carine. Hai visto la gente che va in giro con le vesti incappucciate, vero? Beh, sì. Sono quelli, e un tempo ero una di loro. Le cose non erano così strane, ma il leader, Dorian, è ossessionato dagli arcangeli. Borgo Cordoglio è stata fondata con l'intento di aiutare tutti, ma presto ha cominciato a occuparsi solo di ciò che voleva lui. La situazione è arrivata a un punto tale che non mi sentivo più a casa. Era troppo tardi perché potessi risolvere qualcosa. Così sono scappata. È così che un anno fa sono finita ad Arbor Town. Ora voglio disperatamente fare la cosa giusta per tutti, perché ho deluso troppe persone in passato. Ma se Dorian sa dove si trovano gli altri arcangeli, devo mettere da parte le mie paure e scoprire cosa sa. Gli estranei non possono entrare nella comune, ma dovrebbero ricordarsi di me. Credo che riuscirò a farci entrare. Lo faremo? Insieme? Questo è lo spirito giusto. Spero che possa uscirne qualcosa di buono. Ok, va bene. Segnerò l'ingresso della comune sulla mappa. Ricorda, ti lasceranno entrare solo se ci sarò anch'io. Questa è una di quelle missioni che puoi fare solo con certi personaggi. Ad esempio, trovare la base finale dei Succhiaterra puoi farlo solo con Eugene. Puoi entrare alla comune solo con Kaylee in questo caso, quindi alla fine ci sono missioni carine che puoi fare solo con determinati personaggi. Ehi, non te l'ho ancora chiesto, come ti senti iniziare l'addestramento per Ranger, Link? Che emozione. Beh, è ovvio, andrà tutto bene. I Ranger raccolgono le loro sfide e i punti di forza degli apprendisti. Nel mio addestramento ho dovuto fare qualche lavoretto per la comunità, per ciascun capitano Ranger. La tua sfida di combattimento sembra più intensa della mia.
Vorrei fare una cosa, però vorrei cambiare nastro e mettere Mamba Anonimo. Così, giusto anche per giocare insieme a qualcun altro. E Mamba Anonimo è forte, cioè ci sarebbe la sua forma rimasterizzata che sarebbe molto più forte. Però per il momento andiamo così. Allora, questo non vuole affrontarci? Qui vicino ho visto dei pallottolotti che sfrecciavano veloce abbastanza da spaccare una grande roccia. È un'abilità niente male, eh? Beh, sì, la missione ce l'ho già attivata, quindi non mi serve, grazie. Allora, però abbiamo anche questa che vuole affrontarci. Aiuto. Hey! Nuovo arrivato, non dare retta ai barbari di Arbor Town. Ho preso il masso, perché ho preso il masso? Perché c'è da portarlo in qualche parte. Abbiamo Schele Predicatore. Tremendo Schele Predicatore. Allora, ci sono alcune abilità tipo Sputo, che è un attacco normale, però in questo qui è speciale in questo caso. Fa il 3% in più di danni, e se lo slot sotto è vuoto, fa 9% aggiuntivo. Però in questo caso lo slot sotto non è vuoto, quindi andiamo così. Però intanto un 3% di danni lo facciamo sicuro. E potrebbe avvelenare. Il veleno, lasciatore degli attacchi di tipo veleno, può essere utilizzato dai tipi terra per intingervi le punte più aguzze e infliggere così danni extra agli avversari. In questo caso, quando ci sono danni a contatto, solo se andiamo a toccare il mostro con un attacco in mischia, oppure ci tocca lui in questo caso, ci fa danni aggiuntivi. Però io ora voglio fare un attacco in mischia, pugnalata tossica, perché lo devasta. Pugnalata tossica è un attacco potentissimo. Eppure avvelenato, non mi interessa se è avvelenato. Oppure no. Vai, bello, 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 bello. Mamba Anonimo è forte. E quando arriveremo alla remasterizzazione che voglio prendere. Inciampo, vabbè, riduce la velocità e chiama aiuto di Dandy Leone. Va bene, va bene. Gli eretici controllano Arbor Town. Guardati dalla loro falsa salvezza. Ora, questa roccia dove la portiamo? Beh, mi pare abbastanza ovvio, no? No! Proprio nel momento in cui attivavo la scena. Inoltre, i tipi pianta assorbono più danni di turno dal veleno, perché appunto le piante assorbono le sostanze nutrienti, in questo caso assorbono il veleno. Vabbè, comunque è andata bene lo stesso. Ed ecco qua che sorge una stazione. Vediamo un po' che ci dice questo qua. È un'altra stazione dei treni come quella comparsa di recente sul sentiero alto? Credo che abbia senso. L'enorme bestia che sento sottoterra deve essere un treno. Chissà dove è diretto il treno. Allora, qui non dovrei ancora arrivarci, ma... Bene, affrontiamo allora anche questo arcangelo. Prima deve esserci un piccolo puzzle. Un'altra di queste vecchie stazioni ferroviarie. Ricordo bene la prima volta che ne abbiamo scoperta una. Eh sì, Gloucester Road. Ah, questo è interessante. Vediamo un po', chi è questo? Ehi! Cono Staceo? L'assistente di stazione. Ah, Link e Kaylee, vi stavo aspettando. Quel conostacio ha appena parlato? Per favore, non paragonarmi ai conostaci senza cervello là fuori. Io sono Magistaceo, servitore a contratto dell'Infinita Merlinea. Possono i loro treni restare sempre in orario? Magari fosse così anche con Trenitalia. Dimorare nelle loro sacre sale è un privilegio troppo grande perché riesco a descriverlo. Servire i loro passeggeri è il minimo che possa fare. Il che sarebbe a dire: dimmi dove devi andare e io preparerò il treno al binario A. Molte delle fermate della Merlina al momento sono inaccessibili. Saranno disponibili una volta che le loro stazioni riapriranno. In poche parole, apri la stazione, batti l'arcangelo. Beh, e puoi usarla quando vuoi. Che posso fare per te? Niente in questo istante, grazie. Sì, magari potrei vedere chi è Magistaceo, perché ti chiami Magistaceo, ma non è importante a dire il vero. Dunque, dove bisogna andare? Non lo so, mi porto questo qua in giro. Allora, vabbè, qui possiamo andare qui, ovviamente. Aiuto? Tutto buggato? Vediamo un po'. Ecco qua, vediamo un po'. Magari rimane aperto? Yeah! Meno male. Perché non tutti rimangono aperti una volta che ci sali sopra. Alcuni chiudono. E avremo modo di vedere anche quelli, certo. Hello? Nuovi mostri abbiamo qui, eh? E quello... Ah, non si attiva per sempre? Ho capito. Vabbè, posso usare questo, posso usare. Niente, mi tocca comprare dei nastri più buoni rispetto a quelli che uso ora.
Non bastano quelli base, purtroppo. Perfetto, portiamolo qui. E opla, si apre questo qua. Questo continuerà ad andare su e giù. Fin tanto che ci sarà una cassa lì sopra. E dovrebbe aprirsi la porta lì in basso. Bene, bene. Sì, alcuni puzzle per provare a combattere gli arcangeli sono complicati. Questo non è complicato, ma è solo lungo. Dunque. Eccolo qua. Si apre quella piattaforma. Dentro quella cassa lì in basso dovrebbe esserci l'oggetto che ci serve per andare avanti e quindi affrontare anche l'arcangelo. Opla, yeah. E quello non ci viene dietro. Ottimo. Bene. Eh sì, piuttosto lineare e semplice da intuire, però alcuni vi faranno davvero ragionare un attimo su quello che dovete fare, ve lo assicuro. Oh, c'è un nemico. Tetralato. Tetralato, non... ho messo la sagoma di questo mostro nello scorso video. Che era una delle evoluzioni di Falenic in questo caso. Di notte Falenic si evolve in tetralato. Invece io ho preso Tokusetto perché appunto ho detto che si evolveva, si rimasterizzava in quella forma di giorno. Abbiamo vinto e ora prendiamo anche il tesoro. Eccolo qua. Componente meccanico servirà appunto per sbloccarci l'accesso alla stanza dell'arcangelo. Componente credo che vada messo qui. Ah, ok, e c'è un biglietto del treno, un vecchio biglietto del treno, sopra c'è scritto Gloucester con un inchiostro sbiadito. Però devo andarmi a curare prima. Allora, dimmi, cosa ne pensi di dormire all'aria aperta? Adoro il campeggio. Fantastico, allora la fortuna è dalla tua parte, a Nuova Virral non ci sono hotel, quindi probabilmente passerai molte notti in una tenda. Che bello. Beh, direi che ci siamo allora, inseriamo il biglietto. Holy yeah. Sembra quasi un occhio quello in cima. Che strano. Ah, la pressione qui è schiacciante. Proprio come quando Morgante è apparsa per la prima volta. È come se ci fosse un rumore fortissimo nell'aria, ma non riuscissi a sentirlo. Già. È tutto glitchato, eh. Già, è proprio questo l'effetto che fanno gli arcangeli. Perché non sono esseri che è possibile vedere a occhio nudo. Un arcangelo. Mi dà quella sensazione orribile che ho provato quando abbiamo affrontato Morgante. Come se lo guardassi dal lato sbagliato. Siete nuovi giocattoli per la mia collezione? Ne desidero ancora. Lo sguardo di questo arcangelo mi mette i brividi. Sì, voi due sarete un'ottima coppia di burattini. Ovviamente i pazzi hanno questa voce strana. Pupazzarox, il maestro dei burattini. Questo è un arcangelo molto interessante, ma anche molto stupido. Perché, voi direte? Attacchiamo cosa? L'effigie Pupazzarox o l'effigie 2? Attacchiamo l'effigie 2. Così. Ah, l'arcangelo Pupazzarox ha cambiato posto. Sì. Te lo dice dove va di posto, quindi perché? Aia, randellata. Ah. E ruba PA pure! Ruba pure! Va bene, ma ci sta per te. Andiamo qui. Boato sonico che attacca tutti. Quindi non c'è problema dove colpiamo in questo caso. Ok, eccolo qui! Già. Se colpiamo all'effigie però colpiamo anche noi stessi. E guarda un po' quanti danni ci ha fatto. Tanti. Tanti danni. Bisogna stare molto attenti con lui. Però è giunto il momento di fare una certa cosa. Mandiamo in campo Zombela con Link ovviamente con noi. E mandiamo Tokusetto. E siamo pronti per la fusione. Zomsetto. Ok, diamoci da fare. Attacco in mischia che è randellata qui sull'effigie.
pestaggio. Ai. Va bene, nulla di che, dai. Possiamo ancora andare avanti. Ora, Pupazzarox, però, bisogna stare attenti. Facciamo un muro elementale, perché prossimo turno, ovvero questo, farà il suo attacco finale. Bene, meno male che c'era il muro. Se no faceva molto male. Qui, vediamo un po' quanto gli facciamo con cannone a ossa. Nulla. Questa è tosta, eh. Questa è tostarella. Qui. Stato bloccato. Ma penso che non serva molto. Buon vecchio 1-2. Dai, questo roba PA. Allora, questo turno penso a ricaricarmi la salute. Non lo attacco. Devo stare attento, tranquillo, giocarmela safe. Anche perché poi ora faccio muro elementale, quindi devo consumare un po' di punti salute per fare il muro. Mi fa l'attacco feedback. Io mi difendo. E eccoci qua, punto a capo. Ed eccolo qua, sconfitto! Allora, ho fatto gli ultimi turni, ho fatto 2 volte di fila muro elementale, perché dato che mi aveva diminuito la velocità, non ero sicuro di riuscire ad essere più veloce. Sì, me l'ha fatto anche prima, ma non ci ho fatto caso se ero più veloce o meno. Ma comunque, è stata fatta, vai, un altro arcangelo down. Derisione non comune su Sirenata, manda il bersaglio in Berserk costringendolo a usare solo mosse che infliggono danni per i prossimi 2 turni. Va bene, il Berserk a me non piace sinceramente, né riceverlo né metterlo all'avversario perché può essere pericoloso. Un altro materiale fuso recuperato. Ottimo. Il tuo vigore è aumentato di 17%, ora puoi planare per 3,5 secondi. Ecco la canzone di Morgante. Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola, Occidente, sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Il resto della canzone è troppo sommesso, non riesce a capirlo. Le mie bambole, avete ucciso le mie bambole! E chi amo questo? Piacere di conoscerti, amico col cappello. Dimmi, stai cercando un nuovo lavoro? Parliamone! Non badate a me. Da come parlava l'arcangelo sembrava che non fossimo reali, che fossimo solo giocattoli. Forse la penserà diversamente ora che l'abbiamo sconfitto.
Ah, ecco, pensavo non volessimo parlare dell'uomo triangolo misterioso. Dunque, ora c'è un uomo misterioso con un triangolo al posto della testa che si intromette nella caccia degli arcangeli? Non so cosa pensare. Comunque, dicevi che quando è sconfitto l'arcangelo hai ricevuto un indizio. Che indizio esattamente? Vola a occidente sulle tue ali, fino ad un luogo che io sola conosco. Non mi sembra granché. Dovremmo trovare un altro arcangelo. Ok, diamoci da fare. Ora, dove si va? Hai sentito dicere su cosa sta succedendo su Colle Autunno? Potremmo dare un'occhiata se ti va. Da Capitano Zed, eh? Va bene, magari la prossima volta si può fare questo o cercare un altro appartamento degli Succhiaterra. Beh, direi allora che su queste dolci note possiamo concludere questo episodio di Cassette Beasts. Vi ringrazio, amici, per averlo seguito. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!